Ed ora, amici, andiamo a vedere un momento del film Mandala, il simbolo. Cosa vuoi sapere da me, Monaco? Sei tu pronto ad accettare? A non giudicare? Ma soprattutto sei tu pronto a perdonare ciò che potrei raccontarti? Io non devo giudicare, come non devo perdonare. È la risposta da vigliacco, Monaco. Chi dovrebbe farlo? Il tuo Dio? No, la tua coscienza per tutto il male che hai fatto. Sì, e chi te lo ha detto il male che ho fatto, Monaco? La tua rabbia, la tua paura. Allora non sei un santo, Monaco. Hai sbagliato. Sei un cartomante. Le carte mi hanno già detto tutto. Ma io è da te che lo voglio sapere. Non è ancora il momento di parlare, Monaco. Paziente. Può esserti utile per la beatificazione. Allora, quando? Quando saremo dentro ti dirò tutto. Tu, invece, quando me li dirai i tuoi segreti? Ma quali segreti? Sei fuggito da qualcosa da molto tempo ormai. Quando ti hanno affidato il compito, non ti hanno detto chi sono. No, sai, non è previsto. E allora perché lo vuoi sapere? Perché se dovrò confessarmi a te, voglio almeno sapere chi sei, Monaco. Sei della tua religione, non ho mai sopportato l'idea di dovermi raccontare a qualcuno che moralmente sia peggio di me e che nonostante ciò abbia la schifosa pretesa di perdonarmi. Ne ho uno solo. Quale? Sì, vedrai. Diana, il momento incriminato di cui ci parlavi prima, una scena molto forte comunque, no? Sì. Come si fa a entrare nel personaggio così? Oddio, per me è stato un salto nel vuoto completamente. Se non avessi avuto due angeli e tanti altri angioletti che facevano parte del set, non so come avrei fatto. Ma no, io non mi, sinceramente non mi ricordo nulla di quei 10 giorni. Ho vissuto una bolla spazio-temporale. Nella piega del tempo. La piega del tempo. Beh, questo è comunque, dà ancora un po' più di mistero a quello che già di misterioso c'è nel film, no? Sì, no, poi tra l'altro una cosa pazzesca, quei 10 giorni in cui abbiamo girato queste scene, le abbiamo girate in Piemonte, quei 10 giorni è successo un miracolo, nelle Langhe, soprattutto d'estate, spesso ti capita il giorno di pioggia, il giorno certo. che... Ecco. 10 giorni di sole, ma aspetta, sole omogeneo. Siccome tutto si svolge nell'arco di 24 ore, fantastico. Noi avevamo bisogno, e il Padre Eterno lì è stato il più grande, Fabio Casati è un bravissimo direttore della fotografia, ma il grande direttore è stato lui. È stato lui. Abbiamo avuto 10 giorni di sole omogeneo, cioè la stessa fotografia dal primo all'ultimo giorno di girato. E siccome il tutto andava poi compositato, montato nell'arco di 24 ore fittizie, e chiaramente lì è stato il miracolo. Beh, questo film doveva essere fatto, no? Assolutamente. Allora, adesso noi andiamo a vedere un altro breve momento del film. Chiaramente invitiamo tutti il 18 e il 19 alla Biblioteca Comunale di Como proprio per vedere l'intera opera. Diciamo anche dov'è la strada, perché molti vengono col navigatore. Così è semplicissimo, perché la Biblioteca di Como è in centro. Lo so, ma se bisogna conosce... dare proprio la via. Allora poi dopo daremo tutto, la via. Intanto diamo subito il via a questo momento del film.
La terra ha dato il suo frutto. Dio non esiste. Sono io la sola verità. Dio è soltanto un parto malato della tua mente. Perdonami. Inginocchiati a me ora. Io non posso. Inginocchiati. Inginocchio. Aiutami, Signore. Devo dire che ci avete veramente incuriosito e adesso vogliamo assolutamente sapere come va a finire questa storia. Io ricordo a tutti gli amici a casa che sarà l'anteprima giovedì 18, ma poi ci sarà anche venerdì 19 alla Biblioteca Comunale di Como, che si trova esattamente in via Rimoldi, angolo via Volta. Via Rimoldi, angolo via Volta. Parcheggiate o all'autosilo di via Uguadri o in viale Varese, perché chiaramente in centro poi ci si arriva a piedi, ma sono due passi, perciò è comodissimo. Allora, cosa possiamo dire, Giorgio, ancora di questo film voluto, sentito e credo anche amato, no, da parte vostra, che l'avete anche scritto? Ecco, direi questo, che ci siamo trovati io e Max proprio venendo fuori tutti e due non da delle delusioni, ma da delle situazioni che non ci avevano convinto molto, diciamo. Uno, lui veniva da Los Angeles, dove aveva portato una sceneggiatura, dove avevamo già girato anche un promo, perché in America vogliono vedere il girato e non certo. Il cartaceo. E di questo possiamo dire il titolo. Assolutamente. Undicesimo comandamento. E solo che lì loro cominciavano a dire: sì, vabbè, bella la sceneggiatura, ci piace, però adesso vediamo, noi vorremmo inserire questo, quell'altro. E lui è tornato un po' così. Certo. Io avevo appena scritto Questa è la mia terra, e l'ho data a Mediaset, la quale l'ha presa e ha fatto tutta un'altra cosa, insomma, cioè una perciò cosa ci bellissima. Si rimane un po' così, che, ecco, no? Noi abbiamo detto che l'unica cosa è che ce lo facciamo da soli. Sì, bene, soli. E così è stato. Così è stato. Giorgio, un'ultima domanda, perché gli amici a casa lo vogliono sapere. Com'è finito Vivere? Ah, ecco, Vivere finisce con io restauro tutta la locanda e mia moglie va a dormire, dopo aver fatto la cena con il mio amico Alfio. Guardo la locanda, guardo le luci e una a una le spengo e dico: domani si ricomincia. Ecco, ricordiamo che Giorgio è anche autore, chiaramente, del personaggio di Vivere che interpreta. Salutiamo Fabio Mazzari, che è un caro amico, e tutti gli altri di Vivere. Noi tifiamo perché ricominci, speriamo. Ricominceremo, benissimo, benissimo. Su questo io devo salutare i miei ospiti, spero però che tornino presto a trovarci, magari a parlare, sì, di Mandala il simbolo, e poi di tante altre cose, di cinema, di sceneggiatura, perché no. Grazie infinite, grazie. E grazie anche a voi. Ciao a tutti.